Allora, proviamo a iniziare. Intanto grazie per essere accorsi, non è così scontato. Poco fa parlavamo proprio sopra nel viso sul fatto che ciò che si dava per scontato fino a un paio di anni fa adesso improvvisamente sembra un dono eccezionale di cui essere grati, cioè convocarsi in presenza in uno stesso luogo, condividere spazi e tempi, non nella dispersione. Ciascuno nella propria stanza davanti a un monitor, ma occupando fisicamente un luogo. In un'epoca in cui i non luoghi tendono a prevalere sui luoghi, anche questa già non è una cosa banale. Io lascio subito la parola alla vice direttrice della scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova, che ospita questo incontro, la professoressa Paola Marigo del Dipartimento di Fisica e Astronomia. Grazie, grazie. Buonasera a tutti e a nome del direttore, del consiglio direttivo e di tutta la scuola Galilea di Padova, io sono davvero lieta di darvi il benvenuto qui per questo incontro di circa 3 giorni dell'associazione Realissimo. Infatti il fatto di essere riusciti quest'anno a organizzare questa assemblea a Padova in presenza ci rende davvero particolarmente contenti visto il periodo difficile che abbiamo attraversato e da cui spero usciremo presto. L'associazione Realissu, siamo consapevoli, svolge un ruolo veramente importante e di questo ne siamo riconoscenti anche per le svariate iniziative culturali di prestigio che ogni anno riuscite a organizzare, dalla Rete delle Idee, alle iniziative di orientamento in entrata, all'organizzazione di conferenze di alto livello. E io spero davvero che in questi giorni voi possiate trovare un ambiente gradevole e delle condizioni, diciamo, idonee per una circolazione stimolante di idee, per uno scambio di esperienze tra i vari rappresentanti delle, penso, 11 scuole e istituti superiori che si trovano qui riuniti oggi. E mi scuso già da adesso con il professor Brandaliso perché non potrò partecipare alla sua lezione, per motivi di impegni già pregressi e quindi concludo, insomma, augurandovi una bellissima permanenza a Padova e un buon proseguimento. Grazie. Grazie ancora per questa introduzione. Io dico solo due parole in qualità di tutor, sono uno dei tutor della Scuola Galileiana, sono docente di filosofia e sinestetica e presento il professor Brandalise dando anche qualche piccolo ragguaglio, magari provando a motivare la sua presenza, perché il professor Adore Brandalise ha insegnato all'Università di Padova e tuttora continua ad insegnare, è una presenza che ormai quasi 50 anni vivifica le nostre aule. Menti, molti di noi che poi hanno avuto anche l'avventura di poter diventare docenti sono stati suoi allievi. E la scelta che è caduta su di lui, che come dire, si è collocato disciplinarmente, perché sappiamo che l'università anche ha bisogno di sigle e di settori scientifico-disciplinari nell'ambito della teoria della letteratura. Però si è confrontato con diversi campi del sapere, diverse forme del pensiero. Non mi dilungo troppo perché se vi interessa c'è anche una pagina Wikipedia che lo riguarda. Viviamo in un'epoca in cui si possono trovare molte informazioni online, c'è anche un sito che raccoglie numerosi interventi. Ma al di là della figura personale, è proprio, come dire, ciò che incarna. Spesso i nomi dei pensatori, per chi si occupa di filosofia e di letteratura, indicano, al di là del profilo biografico, dei problemi, degli atteggiamenti. Quindi quando uno dice mi occupo di Nietzsche, non sta dicendo soltanto mi occupo di quello che ha pensato un individuo, un essere umano che è vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, che poteva avere idee più o meno bislacche o interessanti, ma mi occupo di qualcosa che riguarda me oggi. E che quel nome in qualche misura riattiva. Ecco, la figura di Adone Brandalise è questo per molti di noi, perché nel suo transitare tra
forme della letteratura, testi filosofici, problematiche politiche, questioni legate al rapporto anche del pensiero scientifico, dell'epistemologia e della poesia, ha tenuto insieme in un modo che oggi è veramente inattuale, vedremo che anche forse il tema dell'inattualità comparirà nei discorsi di oggi, in modo inattuale appunto campi, esperienze, desideri del sapere. Questo è un altro termine che, a cui tengo, che compare poco oggi nelle aree universitarie. Compare molto di più la questione della professionalità, della competenza da formare, della possibilità di essere, come dire, dei semi lavorati di lusso che poi si integrano il più presto possibile nel mondo delle aziende o nel mercato. Si parla molto poco del desiderio di sapere, del desiderio di diventare pienamente umani, del desiderio di essere fedeli a se stessi, a un compito che ci si assegna perché è una vocazione che si insegue. Io penso che invece l'università, per qualunque tipo di disciplina, non sto parlando solo di arte, di filosofia, che sembrano sempre un po' quelle cose consegnate alla domenica della vita, quando ci sono deposti problemi veramente seri di cui ci si occupa e che rientrano nel novero del PIL, ma che in qualche modo ancora tengono conto della bellezza, del desiderio appunto di dare un senso alle cose. Io credo che anche nel mondo dell'ingegneria, dell'economia, della matematica, ci sia in realtà e ci debba essere spazio e posto per una dimensione desiderante, che è quindi una dimensione vivente, vitale. Noi qua proveniamo da luoghi diversi, abbiamo avuto esperienze, abbiamo esperienze di vita diverse, apparteniamo a generazioni diverse, siamo accomunati da un certo tipo di percorso di studio, perché il mondo dell'università nella sua dimensione composita è un mondo che effettivamente anche accomuna, ha una sua idea o avrebbe, non voglio dire aveva e parlare dal passato, ma può avere sempre questa spinta ideale verso una trasformazione del sé, verso l'affrancamento da alcune pastoie coartanti per aprire, un esercizio di apertura allo studio. Appunto, provenendo da luoghi diversi, proveniamo anche da discipline, da interessi diversi. Ma al professor Brandalisa abbiamo chiesto di provare a tessere un discorso che tenesse conto proprio anche di queste differenze, ma che al tempo stesso le mettesse insieme. E quindi parlare di eccellenza, della sua inattualità, questo è un po' il titolo che il professore ha pensato, perché ha qualche confidenza con i testi filosofici, appunto forse emerge subito il riferimento a Nietzsche, alle sue considerazioni inattuali, dove il termine appunto un Zeitgemäß indica qualcosa che è un po' fuori tempo, è un po', come dire, inattuale perché sempre presente. E se volessi provare a volare anche più alto, direi che questo tipo di inattualità è anche quella della profezia. La profezia non dice cose vere perché legge il futuro, dice cose vere perché sono vere sempre. E la vera inattualità del pensiero è proprio quella che pertiene ogni tempo, ogni luogo e ogni materia, come le chiamiamo quando andiamo a scuola. Allora io lascio la parola al professor Brandalisa e lo ringrazio per aver consentito partecipare a questo incontro, ringraziando anche chi l'ha organizzato, appunto chi ha saputo gestire ed essere le relazioni in questa difficoltà anche proprio così di presenza fisica. Quindi poi vediamo anche con Martina, Elvira, i nostri amici di Padova che si sono prestati proprio a coordinare questa riunione. Quindi di nuovo grazie a voi perché siete venuti da tutta Italia, benvenuti a Padova e grazie al professor Brandalisa qui dopo.
Non posso esimermi inizialmente dal ringraziare Marcello Ghilardi per questa che è quasi una laudatio, che in qualche modo ha la caratteristica di essere una compiuta descrizione di ciò che avrei voluto fare e che credo di non essere assolutamente riuscito a fare in questi 50 anni di presenza in università. Però identifica con felice esattezza diagnostica la curva di un desiderio all'altezza del quale ho tentato in qualche modo di essere. Ringrazio poi coloro che hanno voluto propormi per questa occasione. Li ringrazio nonostante il fatto che l'accettazione di questo invito abbia in sé un tratto di vistosa temerarietà. Vi vorrei soltanto garantire, non come captatio benevolentia, che tale oltranza non discenda da presunzione, ma casomai da umiltà. Cioè accetto in definitiva di confrontarmi con un'esigenza come quella che prima il collega Ghilardi ha descritto, sapendo di non poterla in qualche modo soddisfare, ma di poter, se non altro, offrire il tentativo di stare nell'orizzonte che essa descrive. Il titolo della conversazione con cui vi annoierò, ma non più di quanto duri una normale ora di lezione, recita appunto, è stato appena ricordato, figure dell'eccellenza in attualità dell'aristocrazia. Confesso che ad andare in direzione dell'elaborazione più o meno di questa traccia che adesso sommariamente vi esporrò, ha finito per essere, come possiamo dire, una suggestione rischiosa e nello stesso tempo forse leggera. Il termine eccellenza è, come possiamo dire, una famiglia semantica collegata a questo termine, ha da molto tempo un ruolo particolarmente importante nella strutturazione delle logiche che caratterizzano i processi, per così dire, forti che stanno attualmente trasformando l'università ed anche, ovviamente, caratterizzano anche un complesso di retoriche che a queste si legano. In un certo senso voi stessi, per così dire, attraversate, per così dire, una fase della vostra formazione sulla quale campeggia, qualcuno forse potrebbe dire grava, in maniera particolarmente vistosa, esattamente la nozione di eccellenza. Una nozione che oggi, ma non mi soffermerò su questo ovviamente più di tanto, tende in definitiva a indicare la prevista corrispondenza a una serie di obiettivi programmati dello sviluppo delle qualità individuali di coloro che sono coinvolti all'interno dell'organizzazione dei processi che producono ricerca. E probabilmente se noi insistessimo in un'analisi minuziosa anche degli ordini di discorso che fanno consumo cospicuo del termine di eccellenza oggi in relazione all'università, vedremmo probabilmente che, lo dico così quasi per autocaricatura, ci si trova di fronte, come possiamo dire, a un'università il cui pensiero prende essenzialmente l'aspetto di una grande, complessa e in più direzioni aperta impresa gestionale. Ovvero sia, se un tempo si poteva dire che il pensiero dell'università, ovvero sia quel pensiero che teneva insieme il modo in cui l'università concepisce se stessa e il modo in cui, concependo se stessa, l'università concepisce il resto del mondo, fondamentalmente, che era poi ciò che corrispondeva alla sua funzione nella costituzione materiale di quello che è stata la grande vicenda statale costituzionale dall'Ottocento in poi,
Ecco, oggi probabilmente si potrebbe dire che al posto di un pensiero dell'università essenzialmente esiste un complesso di dipendenze dell'università da forme di progettazione di un suo selettivo utilizzo. E in un certo senso si potrebbe dire che forse oggi il discorso sull'università potrebbe sembrare, ma è una semplificazione, un incrocio tra economia e pedagogia. Forse dopo un esordio di questo tipo voi vi attenderete qualcosa che ci potrebbe stare, ma che non corrisponde più o meno alle mie convinzioni. Cioè una grande lamentatio da intellettuale umanista nei confronti delle spigolosità, dei profili algidi, della insensibilità delle grandi macchine tecnologico-amministrative. No, non intendo assolutamente far questo. Intendo dire una cosa, casomai, perché lamentarsi sostanzialmente di dei processi come quelli che noi vediamo attualmente in atto nell'università, avrebbe più o meno la comicità di chi, essendo coinvolto in un tremendo terremoto, cominciasse a lamentare il fatto che tutti quei rumori sono indici di cattiva educazione. Ci troviamo di fronte a dei processi in cui l'università è coinvolta a livelli molto significativi, elevati e decisivi, in quelli più generali che stanno dettando gli indirizzi del nostro reale, e probabilmente, e io sono nel momento in cui mi rivolgo a voi esattamente nella condizione di sperimentare questo imbarazzo, che ci pongono nella condizione di non avere un discorso che tiene assieme queste realtà. Oggi come oggi è possibile avere delle oneste retoriche sull'università, ma è molto difficile pensare di avere un discorso competente, ovvero sia all'altezza di tenere assieme il complesso delle cose che nell'università accadono. Il complesso, a maggior ragione, degli eventi intellettuali che nell'università accadono. E quindi, sostanzialmente, non intenderei nelle battute che seguono propinarvi un discorso sulla unità del sapere. Se c'è qualcosa che noi attualmente in qualche modo constatiamo è che nelle sue forme istituzionalmente riconosciute noi ci troviamo di fronte a un sapere esploso, un sapere moltiplicato nelle sue fattezze, differenziatissimo nei suoi modi di riproduzione, con un grado di interazione possibile tra le varie risorse discorsive che le caratterizzano, tutto sommato estremamente limitato. Eppure, nello stesso tempo, come possiamo dire, mi sovviene una considerazione che nel corso degli anni in cui ho tentato di studiare qualcosa mi è ritornata con una certa assiduità. Non è originale, se ne sono accorti altri che ne hanno saputo ricavare conseguenze più interessanti di quelle che forse potevo ricavare io. È difficile trovare nella vicenda intellettuale, culturale del secolo scorso e di quello precedente dei momenti alti dell'esperienza letteraria, filosofica, artistica e scientifica, dei quali si possa dire che una delle loro caratteristiche era, per così dire, la chiusura, il disprezzo, l'indifferenza nei confronti di altre forme del pensiero. È vero che in misura crescente fino ai giorni nostri le ideologie disciplinari sono andate invece in questa direzione, ma nei momenti in cui andiamo a guardare gli apici vegetativi
i punti vitali, i momenti di grande rottura epistemologica che caratterizzano le fondamentali innovazioni sia dei linguaggi artistici che dell'esperienza scientifica, beh, veramente quasi sempre ci troviamo di fronte ad un'evidenza, tutta una serie di barriere, tutta una serie di sistemi di valutazione liquidatoria nei confronti di ciò che è diverso cadono. E prevale, per così dire, l'intuizione, in vario modo intensamente sviluppata, di un'affinità di fondo tra tutte le forme dell'esperienza intellettuale, qualcosa che non dipende da una ricomponibilità delle loro declaratorie esteriori, ma dipende esattamente dalla loro stoffa più intima. Alcuni personaggi a cui io sono affezionato, Nietzsche, Valéry, ma si potrebbero far nomi, anche se lievito per prudenza, di scienziati, spesso, penso a von Neumann in particolare, spesso in qualche modo ci dicono che ciò che consente loro di essere ciò che sono è qualcosa che va radicalmente al di là delle definizioni che è possibile dare di ciò che sono. E che probabilmente ciò che è maggiormente vitale nel loro operare è qualcosa che non è riconducibile alle categorizzazioni attraverso le quali poi questo viene, per così dire, stoccato nei magazzini delle cose sapute. È, come possiamo dire, uno di quegli scarti che si ritrovano all'interno di pagine, come possiamo dire, particolarmente emozionanti, che ci danno in qualche modo motivo di mettere in campo, nel tentativo di discorso che adesso vi sto proponendo, categorie come quelle dell'aristocratico e la nozione stessa di inattualità. Quindi non intendo in ciò che dico sviluppare un'adeguata critica del modo in cui oggi si parla di eccellenza, quando si parla di scuole di eccellenza e soprattutto quando si parla di eccellenza come ciò che può essere il prodotto, o meglio, che può essere riconosciuta da una prassi valutativa standard. Cioè non intendo compiere una critica della eccellenza come ciò che viene riconosciuta da dei ratings, come ciò che viene riconosciuta da delle graduatorie tra università, tra dipartimenti o tra singole persone. Non intendo in qualche modo sviluppare adesso una critica, come possiamo dire, dell'eccellenza come premio di fine d'anno, come blasone che viene in un certo senso accordato spesso a chi si è dimostrato adeguatamente obbediente, che ha in altri termini corrisposto con il proprio lavoro ad alcuni obiettivi aziendalmente definiti. È un discorso che si potrebbe fare. È un discorso che forse avrebbe bisogno di competenze anche tecniche migliori delle mie. Ed è un discorso però che avrebbe, secondo me, una sua utilità nel momento in cui sapesse dimostrare che dal punto di vista degli appuntamenti che una logica aziendalistica si dà, questa stessa logica è forse meno adeguata di quanto non si pensi a raggiungerli. E che forse se gli obiettivi sono quelli della quantità, qualità della produzione e di una felice incorporazione dei risultati della ricerca in processi sociali ed economici, probabilmente, come possiamo dire, l'idea di un'azienda che produce sapere avrebbe probabilmente bisogno dell'immaginazione di un'azienda molto diversa da ciò che normalmente si concepisce per un'azienda, magari per scoprire che forse al di fuori dell'università
le aziende che possono essere più felicemente, produttivamente aziende, avrebbero forse bisogno di assomigliare maggiormente a una atipica azienda che produce sapere, piuttosto che a ciò che normalmente si intende per un'azienda. Ma ripeto, questo è un obiettivo che travalica gli obiettivi, che travalica gli intenti di questa esposizione e anche, ripeto, la mia abilità. Invece tentavo in qualche modo di dare un po' più di corpo, di consistenza a quell'allusione ad una sostanza, per così dire, pervasiva all'interno delle diverse esperienze in cui prende forma il lavoro intellettuale, l'invenzione artistica e poetica, insomma, quelle che un tempo si sarebbero chiamate le diverse figure dello spirito, esattamente servendomi di un concetto di, come quello di inattualità e di una nozione che per molti versi è molto inattuale, come quella di aristocrazia. Ma prima Marcello diceva che probabilmente coloro che hanno avuto una formazione di carattere filosofico o semplicemente qualche commercio con letture filosofiche, probabilmente sono stati in qualche modo già indirizzati verso un certo parterre di letture. Certo, quando si parla di inattualità, è credibile che è prevedibile che in qualche modo si faccia riferimento all'Unzeitgemäßigkeit nietzscheana, ovvero sia, per inattualità si intende in questo caso non tanto ciò che non è attuale nel senso di conveniente agli usi, alle convinzioni e alle mode del presente. Anche se indubbiamente ciò che è inattuale, nel senso che adesso dirò, potrà alternativamente apparire o troppo vecchio o ancora di là da venire. Perché entrambe queste prospettive costituiscono, per così dire, il limite rispetto al quale la nozione di inattualità si colloca oltre. L'inattuale è conseguentemente non l'immediato più prossimo passato, non è in altri termini l'immagine dell'oggi che ci viene consegnata dalle rappresentazioni correnti della tendenza. Questa prospettiva, l'oggi dei telegiornali, per così dire, no? L'oggi che sostanzialmente è la continuazione di qualcosa di impostato, di diretto, di messo su dei binari. L'inattuale è casomai qualcosa che sta al cuore del presente come ciò che effettivamente accade. Quindi come qualcosa che non è in una qualche misura già accaduto, né appena già accaduto, né rinviato, per così dire, ad un futuro che divenga immediatamente un futuro passato, in quanto è un futuro immaginato come un futuro e già immaginato nel passato come futuro. È qualcosa che in altri termini apre, e beh sì, esattamente lo spazio di un nostro rapporto con il reale. Dico il reale e non la realtà. Distinzione ovviamente di sapore ormai corrivo, lacaniano, che tende a dirci che ciò che noi chiamiamo realtà è sempre una rappresentazione da noi prodotta. O come si potrebbe dire con un gergo di origine sociologico, è un costrutto sociale. La realtà è sempre, in altri termini, un ritratto che noi proiettiamo sul nostro presente, rispetto al quale il reale ha essenzialmente la caratteristica di essere uno spigolo urticante, tagliente, che in varia misura fa saltare questa rappresentazione. Qualcosa che noi ritroviamo sostanzialmente tutte le volte che riscontriamo quella differenziale
che sembra minimo e che poi diviene in realtà abissale, tra la mappa e il territorio. L'inattuale, conseguentemente, è qualcosa che non appartiene alle fattezze dell'oggi, proprio perché rappresenta il vero presente. E il tentativo di elaborare una nozione come quella di inattuale in Nietzsche tende, per così dire, esattamente al tentativo di aprire un effettivo presente che non sia, per così dire, pregiudicato da un apparato rappresentativo che lo riduce all'effetto di un qualcosa che c'è già stato. Pagine interessantissime le troviamo nel Nachlass, cioè nei frammenti postumi in definitiva, no? Penso in particolare ad una vertiginosa riflessione su quello che Nietzsche chiama il fenomenalismo della coscienza interna, no? Ovvero sia là dove, per dirle in una battuta, dice che sostanzialmente c'è meno verità in un'inferenza causale che nella constatazione presente di una sensazione. Quando io dico questa cosa mi fa male, sono meno vero di quando dico sto male, perché sostanzialmente ho rappresentato qualcosa che doveva essere avvenuto prima e faccio dipendere la mia sensazione di adesso da qualcosa che suppongo precedentemente avvenuto. Cos'è che ci può essere di interessante per noi in questa nozione? Beh, sostanzialmente una cosa che la nozione l'inattuale così definito è, per così dire, il collocarsi ulteriormente ad una riduzione del nostro fare a un già fatto. Beh, da un certo punto di vista, una scelta di questo tipo, niccianamente ma non soltanto, è esattamente la scelta, o meglio la scelta, è la posizione, la postura in cui si trova ciò che chiamiamo l'aristocratico. Ciò che risponde in Nietzsche alla domanda was it for name? Cos'è essenzialmente il ben riuscito? Ovvero sia l'aristocratico in questo caso inteso non come determinazione sociologico-storica, non come colui che appartiene a un'oligarchia di potere, colui che ha una situazione codificata di privilegio, ma è esattamente colui che sa reggere l'apertura nel presente all'evidenza del reale e alla irriducibilità del reale a un qualche esorcismo che lo dia per già conosciuto. Dice Nietzsche in un famoso passo: la conoscenza nasce dalla paura, perché di fronte a ciò che accade adesso di nuovo, noi abbiamo come strategia quello di ricondurlo a qualcosa che conosciamo già. Ben inteso, da questo, tantomeno in Nietzsche, che è un grande ammiratore delle scoperte scientifiche del suo tempo, discende un atteggiamento antiscientifico. Discende, casomai, nel caso di Nietzsche, la volontà di distogliere il fare proprio della scienza da una sua appropriazione da parte di una serie di meccanismi che riducono l'operare scientifico a un grande deposito di cose conosciute e che fanno del deposito delle cose conosciute il fondamento della legittimazione di una serie di sistemi di gerarchia, di gerarchie sociali, che in realtà non incentivano né promuovono lo sviluppo dell'intelligenza e della creatività, ma si pongono come forme di suo controllo, di suo sfruttamento. Insomma, l'aristocratico è per Nietzsche colui che è sostanzialmente sempre nella condizione di stare compiendo una scelta
sull'utilità e il danno per la vita, von Nutzen Nachteil, come recita il titolo di una famosa delle sue Unzeitgemäßes Betrachtung, delle sue considerazioni inattuali. E sotto questo profilo potremmo dire che, partendo da Nietzsche, in un certo senso questa nozione di aristocratico, un aristocratico che può anche amare i blasoni, che può amare gli stemmi, che può amare la condizione nobiliare, ma solo come ingrediente di un gesto che emancipa da tutto ciò che in queste stesse cose ha la pesantezza della costruzione socialmente oppressiva. La passione, come possiamo dire, per una condizione da nobiliare senza terre, senza potere, senza denaro, senza ricchezza, in cui sostanzialmente centrale sia soltanto proprio l'elemento della eccellenza, che ciò che nel presente si produce come qualità. Non a caso, tra i vari riflessi, le varie schegge che caratterizzano la figura dell'aristocratico, o se vogliamo più che la figura, perché, come possiamo dire, come tenterò di dire tra poco, qui si va oltre l'aspetto antropomorfo e si va oltre un limite umanistico. Abbiamo immagini come quelle del connoisseur o del dilettante. Il connoisseur, come sapete, è certo colui che è esperto di, sembrerebbe, ad esempio sa quali sono i quadri che valgono la pena di essere visti, ma anche sa quali sono i vini che si devono scegliere, si intende, come possiamo dire, di qualità umane, sa quali sono le persone che si devono frequentare, ma in realtà il connoisseur ha qualcosa di più di queste determinazioni. È colui che, di fronte a qualsiasi esperienza, si pone come colui che si chiede quale ne sia la qualità per la totalità di ciò che esso è, che egli è. La prospettiva, per così dire, del connoisseur è una prospettiva squisitamente etica. Com'è possibile, in altri termini, vedere quadri, ascoltare musica, intrattenere rapporti amorosi, senza che in realtà ci si stia consegnando a qualcosa che costituisce un modo per buttare via la nostra esistenza? Si tratta, per così dire, di riconoscere il livello di intensità, di potenza anche ovviamente, anche e soprattutto tenerissima, blanda, delicata, ma potenza, con ciò con cui si ha a che fare. Ed è conseguentemente, se lo proiettiamo nell'orizzonte del lavoro scientifico, del lavoro culturale, del lavoro intellettuale, del lavoro artistico, quella propensione essenzialmente ad affidarsi senza riserve e senza limiti all'accadere della cosa di cui ci si occupa, sapendo che sostanzialmente solo dandosi totalmente ad essa ci si può dare effettivamente totalmente a se stessi. Perché si concepisce in qualche modo il se stessi non come un feticcio identitario precostituito, ma come qualcosa che accade costantemente nel presente, nella grande rete di relazioni in cui continuamente e con mobilità siamo inseriti. Una delle passioni di lettore di Nietzsche, come tutti sapete, era Michel de Montaigne. Forse sostanzialmente uno dei luoghi, penso ai suoi essai, in cui probabilmente è più utile anche oggi ambientare un esercizio, per così dire, spirituale. Ricordo sostanzialmente, tra i mille passi
più, non è un'iperbole, sono veramente tanti, che potremmo in qualche modo citare di Montaigne, un passo famoso dell'Apologie de Raymond Sebon, il capitolo 12, l'immenso, grossissimo capitolo 12 del primo libro degli essay, dei saggi, dove il nostro si burla di Protagora, come ricorda Protagora, ovvero sia qui che in qualche modo dice l'uomo è misura di tutte le cose. L'uomo è misura di tutte le cose. No, ma in realtà, ci dice Montaigne, non è possibile produrre nessuna misurazione delle cose, perché non c'è la possibilità di produrre nessuna misurazione dell'uomo. L'uomo stesso è, come possiamo dire, costantemente inserito in un flusso che ne mobilizza continuamente i confini. Certo, le sue rappresentazioni possono in qualche modo convincerlo di avere dei limiti, di avere dei confini, di avere un centro, ma in realtà la sua stessa vita è, per così dire, un continuo intreccio di flussi che per qualche tempo manterranno il disegno della sua singolarità e che a un certo punto autonomizzeranno le sue varie componenti inserendole in vicissitudini ulteriori. Così funzionano i costumi, così funzionano gli ordini sociali e sostanzialmente alla ragione viene richiesta una continua auscultazione della pulsazione del concreto accadere, del reale, andando costantemente al di là di una serie di fissazioni che quasi sempre per Montaigne hanno come complice involontario l'essere supremo, cioè colui che in qualche modo viene chiamato ad essere garante di una presunta oggettività delle cose. Di una presunta garantita, definita e descrivibile oggettività delle cose. In Nietzsche, ovviamente, di Montaigne piace evidentemente questa capacità di spogliarsi della comodità di una propria rappresentazione stabile. Chi ha letto gli essay, ha presente quel brevissimo avis au lecteur, quella brevissima introduzione che Montaigne fa al primo libro, ha presente come il nostro dica: questo è un libro che non vi serve a niente. Non è stato scritto per averne gloria, non è stato scritto per prescrivere ad altri dei comportamenti, non è un manuale, non è un trattato, non è un grande poema. È semplicemente ciò che sarà, è semplicemente ciò che è. E in questo libro io non faccio che dipingere me stesso, ma non me stesso come qualcosa che c'è già stata. Il me stesso che io divento facendo saggio, perché questo vuol dire saggi, i saggi di Montaigne sono saggi, non nel senso che siano saggi, come diciamo noi, sono saggi nel senso di prove, sono forme di sperimentazione. Io sono il flusso del mio sperimentare. E chi conosce la saggi di Montaigne sa che sono, anche dal punto di vista filologico, come possiamo dire, una sequenza di couche, di strati. Il nostro ritornava costantemente sui testi già scritti e ne inseriva altre porzioni che ne riconfiguravano l'insieme, mutandone la prestazione complessiva. Riportandoli, per così dire, al presente. Ecco, sostanzialmente potremmo dire che l'aristocratico, come avviene nel caso di Montaigne, ha in qualche modo la capacità di non barattare la propria nudità vivente
con le forme di certezza e di protezione che sono caratteristiche degli addobbi, degli abiti, delle tenute e delle corazze, soprattutto. È noto che Montaigne, che viveva, come forse tutti sapete, in un'epoca, non so se dire più pericolosa della nostra, ma probabilmente sì, diciamo, ecco, che in certi momenti in Siria o in Iraq si viveva come si viveva all'epoca sua in Francia, guerre di religioni, stragi dappertutto. Il nostro un giorno viene a sapere che un gruppo di armati sta per arrivare al suo castello perché ha l'ordine di ucciderlo. Il nostro ha sempre tenuto non munito il castello, cioè non armate le torri, prende e va verso coloro che devono essere i suoi uccisori e intavola con loro una conversazione, al termine della quale riesce a convincerli che tutto sommato non è nel loro interesse ucciderlo e che forse ci sono soluzioni migliori. Non suggerisco a nessuno un comportamento simile, tantomeno in momento concorsuale, però devo dire che quando riescono queste cose, devo dire, è una gran bella cosa, effettivamente. Ritornando più seriamente a quello che si tentava di dire, anche perché vedo che il tempo se ne va, e forse è il caso che io smetta di annoiarvi tra un po'. L'atteggiamento che in qualche modo vediamo in Montaigne, apprezzato così tanto da Nietzsche, è un atteggiamento che da un certo punto di vista potrebbe sembrare inadattabile a qualsiasi modello pedagogico riguardante il fare ricerca. Nello stesso tempo, come la convinzione che esso operi tutte le volte che, anche passando attraverso quei modelli, si ha effettivamente successo. Cioè, si può pensare che all'interno di una macchina nella quale abbiamo posto degli obiettivi, della previsione di certi risultati, una determinata tempistica, tutti i milestone possibili e immaginabili, e dobbiamo semplicemente eseguire ad alto livello, ben inteso, ad alto livello, beh, si tratti di fare solamente questo. Forse quando accade qualcosa di veramente importante è perché queste cose che poi si fanno sono in realtà trasfigurate, trasvalutate, da qualcosa che non può essere ricavato, semplicemente da questa ricetta. Non vuole essere evidentemente una celebrazione dell'intuizione, della libertà del genio, eccetera, però una cosa sì, effettivamente. Vorrebbe essere un'allusione al fatto che nel concreto tutti i nostri separati, minuti, circoscritti, miniaturizzati campi di specializzazione sembrano muoversi ciascuno per conto proprio. La realtà che li rende possibile, i dati normativi, progettuali, i soldi, sostanzialmente, contemporaneamente li tengono assieme. Probabilmente nel momento in cui vi è una riuscita effettiva, e per una riuscita effettiva dico qualcosa che in un certo senso produce un mutamento delle cose rispetto al precedente, probabilmente qualcosa, magari concentrato nella specola più circoscritta, sulla mattonella di ricerca più limitata, ha respirato la logica di un insieme. È riuscita in qualche modo a renderlo presente. E probabilmente in questo caso si è stati eccellenti. Si è stati eccellenti, siamo stati eccellenti noi singolarmente, ma anche quel vasto mondo che ha operato con noi in quel passaggio. Devo dire che io sono rimasto sempre particolarmente attratto da alcuni risultati, non dico che siano le tendenze più generali, delle cosiddette neuroscienze,
che, ripeto, in alcuni aspetti più esasperati, per me positivamente esasperati, sono secondo me una bella forma di percorso scientifico che porta al superamento di un paradigma riduzionistico. Cioè dove sostanzialmente, in luogo di dirci il pensiero viene pensato da quel pezzo del cervello, il pensiero è questo e quell'altro, si scopre che sostanzialmente il pensiero è pensato da tutto il corpo, ma da tutto il corpo perché tutto il corpo è in collegamento con un ambiente. E sostanzialmente quel punto in cui si vorrebbe dire basta, no, la causa è questo, ha una sua fuga all'infinito. E il problema non è cercare di fissarlo e di bloccarlo, di inventarselo da qualche parte, ma di riuscire in qualche modo a dialogare con il vasto mare che c'è in qualsiasi punto in cui ci troviamo noi stessi. D'altra parte, noi stiamo parlando, il nostro linguaggio è ciò che ci fa ciò che siamo. La vecchia definizione lacaniana del parlare, noi siamo degli animali parlanti e siamo costituiti nel linguaggio. Non ci siamo senza linguaggio. Il nostro rapporto col linguaggio non è il trasferimento di cose pensate o vissute prima a un portalettere linguistico. Nel linguaggio noi ci siamo, noi ci costituiamo. Il linguaggio è la cosa conseguentemente più personale che abbiamo, eppure questa cosa così personale è anche contemporaneamente la cosa più sociale. La mia voce, per quanto infelice ormai, e il mio modo di parlare, la mia scelta di parole, il mio ritmo con cui io parlo, è soltanto mio. Ma sto parlando, spero almeno, in italiano. Questa lingua che parlate tutti voi. La cosa che è più mia è contemporaneamente più di altri. Ciò che la rende mia non è la sua, un'eventuale separatezza di una sua parte, ma è la qualità di una vibrazione. E tutto sommato l'aristocratico è quello, forse vale anche per alcuni aspetti della ricerca, che sa capire e cogliere la grandezza del fatto di essere un nulla letteralmente, che però vibra in una forma singolarmente insostituibile. Va bene, grazie. Grazie, grazie a te. Grazie anche per, come dire, aver fatto questo esercizio di grande sintesi e in pochi minuti avere dipinto un affresco composito e complesso. Siccome abbiamo ancora un po' di tempo, possiamo provare anche a intavolare un breve dialogo, nel senso che questa sarebbe più un'occasione per far emergere delle questioni che non un luogo in cui sopprimere le domande. Questa è una classica mossa dei filosofi che sono spesso più interessati al tenore della domanda che non alla sua risoluzione in una risposta che ne liquida la problematicità. Però, appunto, senza voler per forza rendere le cose più complesse di quelle che sono, a noi piaceva l'idea di lasciare un po' di tempo per un possibile dialogo, se ci sono delle domande di qualunque tenore. Poi non è che dobbiamo per forza restare aderenti alle cose o agli autori citati, alle questioni emerse, si può anche prendere il largo. Se qualcuno di voi ha delle idee, delle proposte, delle curiosità, noi saremmo anche proprio ansiosi di ascoltare e di interloquire. Altrimenti c'è già un piano B, nel senso che oltre all'aperitivo che a Padova è sempre molto come dire, amato, c'è anche, posso dire anch'io delle cose che mi ero un po' segnato, ma non voglio uccidere la serata con un'ulteriore prolusione. Quindi chiedo se da parte vostra c'è una, che
qui un desiderio di intervenire. Non sentitevi inibiti, spaventati, io non faccio brutta figura, non ho capito, magari se ho ben capito. No, no, ma... Davvero, l'idea è proprio di poter dedicare anche un po' di tempo a conoscersi un po', a capire anche da dove venite, che cosa che vi interessa, che cosa vi sta animando e che cosa animerà questi giorni in cui vi incontrate. Sì, se posso aggiungere, ho parlato puntando essenzialmente a tirare così qualche saccio piccolo, purtroppo, perché non ne avevo di grandi, nello stagno e vedere come si allargavano i cerchi. In realtà credo sia io che Marcello abbiamo un'effettiva curiosità, cioè voi siete sostanzialmente dei giovani ricercatori. E cosa pensano? Cosa ritengono che valga la pena di pensare? Cosa ritengono che magari valga addirittura la pena di dire? Devo dire che è una curiosità fortissima da parte mia, però non siete obbligati a soddisfarla. No, adesso anch'io prendo un po' la palla al balzo, giusto per dissodare il terreno. Si parla tanto in questi anni di didattica innovativa, di forme di eccellenza, ma anche di possibilità di costruire percorsi. Una mia curiosità, una nostra curiosità è anche capire voi come vi collocate all'interno di questi orizzonti. Una modalità anche qui che forse sembra vecchissima, antichissima, perché ha più di 2500 anni, ma che per altre versi sembra a me anche talmente attuale da non essersi mai completamente realizzata, era quella rappresentata simbolicamente dalla tenda di Pitagora. Pitagora diceva: voi volete studiare filosofia, allora significava tutto e niente, ma in generale, se è vero che Pitagora è stato uno dei primi a usare questo termine, è appunto l'aspirazione ad un sapere che non era semplicemente polimatia, sapere tante cose. Però diceva, prima state davanti a questa tenda, chi insegna sta dietro, e ascoltate. L'ascolto, mica solo in Grecia, anche in Palestina, ha un ruolo fondamentale nella formazione. Si ascolta perché l'ascolto è una prima forma di azione, di partecipazione. Oggi a me pare un po' demonizzata questa idea, perché quando si parla di lezione frontale sembra subito la cosa più deleteria da evitare assolutamente. E quindi si escogitano mille altri modi. Provocatoriamente a me verrebbe da dire, forse oggi invece è ancora una forma innovativa. Questa possibilità che è concessa e che è un privilegio, non a tutti i ragazzi di 20 anni nel mondo è dato questo privilegio, di poter passare degli anni ad esercitare la capacità di ascolto, ad esercitare la propria capacità critica, perché poi un ascolto partecipe chiaramente si traduce anche in domande, in interlocuzione, in discussioni che prendono le pieghe più diverse, che si possono anche proseguire al di fuori delle aule universitarie. Pitagora diceva, dopo 5 anni potete scostare la tenda, passate al di qua e ci chiamiamo amici. 5 anni sono più o meno il tempo di un ciclo 3+2, senza voler fare paragoni impropri, però questa idea che dopo ci si può chiamare amici, che quindi si diventa compagni di un percorso, si diventa in un certo senso intimi in un rapporto con un sapere che ci precede e ci seguirà, rispetto al quale in un certo senso tutti sono sempre insufficienti. Anche Dante rispetto alla lingua italiana, anche Heisenberg rispetto alla fisica, si è sempre in qualche misura non bastanti rispetto all'immensità di un sapere e di un mondo che appunto continuamente muta. E però in qualche misura si corrisponde a quel tipo di sapere. Allora, la domanda che mi verrebbe da fare a voi è che cosa vi aspettate, che cosa volete, che cosa desiderate da un rapporto di incontro con un sapere, che cosa state sperimentando in questi anni rispetto a questo mito dell'eccellenza. La tradizione cinese parla di Wai Wang e di Nation, la regalità esteriore, Wang Rei,
il principe o il sovrano, o hai esterno che mostra sé nella società, che si dà a vedere, che si fenomenizza, e nei Shen la saggezza che sta dentro. Le due cose non sono disgiunte, un po' come se avete in mente il simbolo del Tai Chi, dello Yin e dello Yang, la parte in luce e la parte in ombra non sono mai disgiungibili. Ci deve essere però respirazione, inspirazione, espirazione, cioè un sapere che si applica, che si dimostra, che si denota e si esplica nella quotidianità, ma questo sapere deve essere nutrito da un'interiorità, che non è semplicemente un'altra cosa che sta accanto alla prima, ma è il suo risvolto invisibile che continuamente la feconda e la nutre e ne è nutrita. Allora, aspetto tutti questi scenari, perché non restino lettera morta, appunto, mi piacerebbe sapere come vi sentite. Se l'istruzione o l'educazione universitaria in qualche modo corrisponde a un certo tipo di istanza, di desiderio, se vi delude, se in parte vi soddisfa e in parte no. Se sentite che il tipo di scelta che vi sta dando magari delle nozioni, delle competenze in più, alimenta anche un altro tipo di interiorità, o se invece c'è stata, come dire, una decisione di partizione tra quella che è la propria interiorità, le proprie passioni, le proprie scelte profonde di adesione alla vita, e quella che invece può essere la carriera accademica e poi professionale. Perché questo tipo di domande sono domande che non tutti hanno la possibilità, la ventura e la fortuna di farsi, ma sono domande che per molti aspetti in questi anni orientano in modo importante dei percorsi di vita. Non voglio dire che predeterminano tutto il resto della vostra esistenza, però forse soffermarci sì ogni tanto non è neanche sbagliato. E talvolta invece i curricula universitari, parlando sempre prioritariamente di crediti formativi, di tirocini, di rapporti con le aziende, dimenticano anche questa dimensione, diciamo, di profondità invisibile. C'era un Vuoi venire un attimo qua? Così si sentono tutti. Insomma, se deve essere una... Si sente? Se deve essere una riflessione così estemporanea, ecco, saranno più un flusso di pensieri che un pensiero organico, strutturato. Cercherò di essere... Quindi cercherò di essere forse eloquente, ma potrebbe essere una promessa di marinaio, una speranza più che una promessa. Cioè, almeno parlerò per la mia esperienza all'essere chiamato studente di eccellenza col passare degli anni. Insomma, da dove vieni? Io vengo dalla scuola superiore di Roma, però sono trapanese, siciliano. E studi? E studio in Sapienza. Che cosa? È medicina. E, insomma, si è tramutato dall'entusiasmo di essere considerato qualcosa in più, più che altro alla disillusione di vedere come nei fatti la valutazione dell'eccellenza si sia valutata solamente in quanto capacità di produrre. Tu produci più degli altri e di conseguenza sei migliore, perché se non produci non sei utile. È proprio perché parliamo di, insomma, eccellenza o nobiltà, è più che altro demoralizzante per un giovane ragazzo vedere che forse non voglio risultare troppo pessimista, ma forse al mondo non importa di te se non sei capace di dare qualcosa che possa servire, perché se non produci sei un parassita, non ne vale la pena. E soprattutto per un giovane ragazzo, poi parlo anche prima del mio percorso universitario, vedendo anche arrivato al termine del mio percorso liceale, che i miei interessi erano totalmente eterogenei e non sapevo che cosa fare, la più grande paura era per me: se non decidi in tempo sarai buono a nulla.
Sarei un buon a nulla perché poi crescendo, cioè, certo, sarei uno studente, abbiamo degli oneri che darsi tutti negli esami entro un certo limite, va a avere una certa media, ma ti accorgi anche di come i percorsi differenti dei tuoi coetanei spingano a giudizi differenti. Magari quell'altro ragazzo si è lasciato due esami indietro e allora è un fallito, un buon a nulla. Quando tu non sai quella persona che cosa ha passato e perché magari è arrivato a certe scelte nel suo percorso. Se può essere perché ha vissuto una grave esperienza personale, se può essere perché ha vissuto un lutto familiare, una difficoltà di dover lavorare contemporaneamente al suo percorso universitario, o anche ancora più banalmente l'essere semplicemente una persona diversa da te, che ha i suoi ritmi nel suo apprendimento e il suo bisogno di tempistiche differenti che lo spingono a fare scelte differenti e a intraprendere un percorso che nei fatti è diverso. Cioè, la cosa più amara, forse sono state anche le ultime battute dei vostri discorsi, è questo svilimento della dimensione umana ed emotiva nel vedere l'uomo solo in quanto il prodotto della sua azione e non in quanto uomo in sé, nella sua capacità di interazione, nella sua capacità di socializzare, che poi il mio background non è filosofico, ma ricordo con affetto la definizione aristotelica di zoon politikon, di animale sociale. E quanto animale sociale mi auspico poi nel forse ottimismo un po' così superficiale di un giovane ragazzo di poter vedere un mondo differente, un mondo che riesca a valutare in qualche modo l'emotività e l'interiorità di ognuno di noi, nel guardarsi negli occhi e vedere un altro essere umano, più che valutare una persona in base ai traguardi raggiunti. E proprio questo riduzionismo alla produttività, su quale voglio tornare, è proprio nel vedere anche in coetaneo, ma anche nelle persone più anziane, che, come dire, fortunatamente o sfortunatamente raggiungono un limite nella loro plasticità, poi ovviamente ci sono delle fortuite eccezioni, però da vedere anche, insomma, nelle persone della mia età che hanno ancora tutta una vita davanti a loro, il non riuscire a immaginare un mondo diverso da questo, o ancora peggio, vederlo come il migliore dei mondi possibile, quando invece mi accorgo ogni giorno della totale contrarietà rispetto a quest'ultimo aspetto. Poi un attimo e concludo, ecco, mi auspico che una generazione di ragazzi che si riconoscono come risorse di eccellenza possano, tramite la loro eccellenza, non affermarsi individualmente, ma dire: io non sono eccellente, ma sono eccellente davanti a un loro coetaneo, sono eccellente perché sono eccellente per questa storia che mi caratterizza, che è unica e inimitabile, perché ho avuto magari degli spunti, delle risorse che altre persone non hanno potuto utilizzare, in quanto meno fortunate di me, ed è per questo che voglio fungere da esempio e magari lottare perché altre persone possano avere le stesse possibilità di autovalorizzarsi, di crescere come persona, come quelle che ho avuto io. Ho concluso. Grazie. Allora, intanto non so se voi vi conoscete già tutti, magari chi viene a parlare si presenta un attimo, dice nome, cosa studia. Allora, sono Luca Islami, studio giurisprudenza a Padova, studente della scuola di Aviviana di Studi Superiori. Colgo l'occasione, tra l'altro, per ringraziare i professori, entrambi, che oggi ci hanno interessato con questo intervento. E mi ricollego direttamente all'intervento di Luigi, perché appunto io penso che se la riflessione che ci è stata chiesta appunto su quello che un'osservazione sulle esperienze che stiamo vivendo all'interno di questi istituti d'eccellenza o comunque dei nostri percorsi, e quello che in parte ci aspetteremmo da questi percorsi. Io credo che ognuno di noi
Io credo che ognuno di noi all'inizio dei nostri percorsi cerchi un po' inconsciamente forse anche sempre di motivarsi la sua presenza lì, di motivarsi la presenza di questi istituti, perché dovrebbero essere degli istituti di eccellenza, perché se la risposta deve essere quella di fornire dei percorsi alternativi a studenti che abbiano azzeccato qualche risposta in testa alla fine del liceo o non liceo, questo sarebbe un pochino triste effettivamente. Quindi allora uno cerca di farsi questa roba, e quello forse è una visione un po' ottimista e disillusa questa, però la visione un po' che io mi auspicherei, che mi auspico, sarebbe quella di avere di giustificare la presenza di questi istituti e di individuare l'eccellenza nella volontà di essere, insomma, magari di allargare un po' di più il proprio orizzonte come studenti, di non limitarsi a quello che viene insegnato in facoltà, a quello che i singoli corsi universitari ci possono fornire, ma quello di avere un dialogo un po' più ampio, un po' più diretto con i professori, un po' più diretto con studenti di singole realtà, e insomma in generale questa cosa qui. Ricollegandomi a quello che ha detto il professor Gilardi, credo che sia altresì importante assolutamente la parte d'ascolto iniziale. E allora, se devo pensare a quello che caratterizza la nostra esperienza, forse penso proprio che sia il fatto di entrare alla fine di un percorso liceale o non, di entrare in questa scuola e imparare e avere più occasioni di ascolto di quelle che non che studenti che hanno un percorso meno arricchito del nostro anno. E noi impariamo ad ascoltare, e io mi rendo conto, adesso io sono al mio terzo anno, mi rendo conto che pian piano si inizia anche a inserire sempre più. Credo che questo sia quello che veramente ci sia richiesto e ci debba essere richiesto dalle nostre scuole, quello di inserire pian piano ogni anno un po' di più i nostri interessi all'interno della conversazione. Se la conversazione nei primi anni è gestita solamente dai professori, allora noi forse anno per anno dobbiamo iniziare a inserire i nostri elementi. Io mi accorgo come all'inizio siamo tutti abbastanza simili, io studio giurisprudenza, i compagni di giurisprudenza, tutti concentrati sul diritto privato, sul diritto pubblico, nessuno ha tutte delle macchinette di studiarli, però pian piano che si va avanti mi rendo conto di come ci differenziamo l'uno dall'altro, come ognuno approfondisca per conto suo, veramente in una dinamica che ci aiuta molto in questo, nel voler approfondire le cose, nell'entrare all'interno delle cose che ci interessano. E quindi ognuno, e arriviamo alla fine degli anni ad essere figure completamente distinte, che hanno frequentato le stesse università, hanno frequentato le stesse scuole, ma persone completamente distinte, con background spesso anche molto diversi. E credo che questo, tra l'altro, il tema è di un'attualità spaventosa, perché insomma, questi sono anni in cui le università tendono, appunto, come è già stato più volte ribadito, a davvero, come ha accennato anche Luigi, a premiare sempre più la produttività. Vengono spesso elogiati ragazzi che hanno 3, 4, 5 lauree, ragazzi che si più sei veloce a laurearti, meglio è così. Però io credo che davvero quello che mi piacerebbe ricevere da queste scuole, quello che mi piacerebbe ci fosse richiesto, fosse proprio questo andare a fondo. E quindi che ci fosse permesso non tanto di essere chiamati studenti eccellenti, ma magari non arrivare subito ad essere amici con i professori, ma forse un pochino più a farne conoscenza un pochino prima della fine dei 5 anni, quindi contribuire un po' anche in quello. Ecco, questa è la cosa. Grazie ancora. Se non ci sono altre questioni possiamo anche salutarci, e non dobbiamo per forza rispettare dei minimi e restare, come dire, seduti ai posti di combattimento. Se ci sono anche solo domande va benissimo, se no io mi congederei anche volentieri, perché penso che sia bello poter vivere anche un po' la città in questi giorni senza pensare che ci siano momenti scanditi da tempi dettati.
appunto, le lezioni universitarie hanno dei tempi, ci sono magari anche delle campanelle che suonano. Poi invece siamo in una situazione anche più fluida, più libera. Forse una delle cose interessanti è lasciare anche risuonare delle parole poche. Una delle cose che ormai chi mi conosce qui un po' sente ripetere come una campana un po' stonata delle stesse cose, ma in quest'epoca in cui tutto viene registrato, ripetuto, la presenza si moltiplica, io invito anche a riflettere sul rischio che la moltiplicazione della presenza rischia appunto e finisce per atrofizzarla. Accettiamo di perdere anche qualcosa. Non tutto deve essere registrato. Di quello che ascoltiamo magari due frasi, tre parole ci restano e quelle possono poi crescere dentro di noi. Quindi non voglio neanche saturare di spazi, riempire tutto. Possiamo anche salutarci. Se ci sono altre questioni possiamo anche discutere magari a gruppetti. Io ringrazierei intanto appunto Luca, Martina, Elvira che con altri hanno contribuito a questo piccolo momento che è solo uno dei momenti che vi vedranno protagonisti e coinvolti in questi giorni. Rinnovo appunto i miei auguri perché la permanenza a Padova sia piacevole, sia dettata proprio anche dalla convivialità. E ringrazio di nuovo il professor Adone Brandalise che appunto si è reso disponibile per questo incontro. Non so se volete dire qualcosa voi, per salutare o spiegare cosa succede adesso, stasera, domani. Buonasera a tutti, sono Elvira Cavacca, studio filosofia all'Università di Padova. E all'interno della Scuola Galileiana. Vorrei ringraziare nuovamente sia il professor Brandalise per l'incontro di oggi che sicuramente ci ha dato la possibilità di portare a casa e riflettere su numerosi temi e il professor Ghilardi che ci ha seguito in tutte le tappe dell'organizzazione di questa assemblea. E ovviamente ringrazio voi tutti per essere qui e vi do anche il benvenuto a questi giorni che come abbiamo già iniziato a vedere insieme, ci porteranno una serie di riflessioni fino a domenica. E, scusate. E, non avrei nient'altro da aggiungere, se non sì, rinnovo i miei ringraziamenti a tutti voi. Io e Luca rimaniamo disponibili e adesso, appena usciamo, ci rivedremo tutti per un momento di incontro. Hanno scritto tutti il nome? Sì, abbiamo fatto passare un foglio per il tracciamento. Se qualcuno eventualmente non avesse firmato, lasciamo il foglio qui sulla cattedra e può firmarlo prima di uscire. E quindi vi ringraziamo anche per questo motivo. E per uscire, stesso percorso dell'entrata, ovviamente. Quindi grazie mille a tutti. Grazie. Facciamo un dato alle ragazze, ne ho ancora. Grazie mille. Perfetto. Siamo a interrompere. Ringraziamo da casa chi c'era, chi ha ascoltato, Elvira vuoi chiudere tu? Perfetto.